Allora, una serata importante. Anzitutto abbiamo l'onore di avere a Pavia Magdi Cristiano Alam, che sta proseguendo questo viaggio alla presentazione di un libro che si pone quale obiettivo, Magdi? Ma di far conoscere la verità in un momento dove noi patiamo proprio perché non abbiamo una corretta rappresentazione della realtà, innanzitutto del fatto che siamo in guerra e che è una guerra sferrata dal terrorismo islamico ed è una guerra che si ispira all'Islam e che pertanto non si tratta di un fatto occasionale, è una realtà strutturale, è un terrorismo islamico globalizzato, è una guerra che si sviluppa all'interno dell'Europa ed autoctono, cioè con protagonisti che sono cittadini europei che concepiscono l'Europa come una terra della loro guerra santa contro cui infierire con l'obiettivo di islamizzarci. A Pavia si è parlato in queste settimane di un progetto a quale l'amministrazione comunale ha però già detto insomma no per vari motivi, di una moschea, okay, finanziata, si è detta, anche dal Qatar, eccetera. Il dire invece di sì a delle proposte di questo genere non possono aiutare nella strada del dialogo, della convivenza? Cioè, se un gruppo di cittadini islamici musulmani chiede di poter pregare in un luogo più accogliente, perché i comuni dovrebbero dire di no? Noi dobbiamo prendere atto che non è affatto vero che le religioni sono tutte uguali, non è affatto vero che ebraismo e cristianesimo siano la stessa cosa dell'Islam, non è affatto vero che Maometto sia la stessa cosa di Gesù Cristo, non è affatto vero quello che c'è scritto nel Corano è la stessa cosa di ciò che è scritto nei Vangeli. Dobbiamo prendere atto che è vero che ci sono tanti musulmani che sono moderati, ma l'Islam come religione non è moderato. Non è affatto vero che ciò che si predica nelle moschee porti ad una maggiore integrazione, favorisca il dialogo. Noi oggi dobbiamo innanzitutto bonificare le moschee già esistenti, assicurarci che operino nel pieno rispetto delle leggi. Non possiamo continuare a costruire nuove moschee, perché nel momento in cui questa occupazione territoriale si attua, noi creiamo uno status quo da cui non potremo più liberarcene. Un attimo dopo che i due terroristi islamici francesi avevano sterminato il vertice del settimanale satirico francese Charlie Hebdo, tutti erano preoccupati di dire l'Islam non c'entra, i musulmani non c'entrano. Eppure hanno ucciso gridando Allah è grande, e mentre sparavano hanno detto abbiamo vendicato il nostro profeta, incrociando i passanti che erano comprensibilmente preoccupati alla vista di questi due terroristi con le armi in pugno. Loro, i fratelli Quashi, li hanno rassicurati dicendo noi non siamo terroristi, noi non uccidiamo i civili, noi siamo i difensori del profeta Maometto. Oggi lo Stato Islamico, l'ISIS come lo vogliamo chiamare, ha emesso un nuovo comunicato dove preannuncia la conquista di Gerusalemme e di Roma e chiede a tutti i suoi militanti di mobilitarsi per sferrare delle azioni all'interno dell'Occidente. Il quotidiano L'Avvenire, l'organo della conferenza di Scopari intervistò l'arcivescovo di Mosul, la seconda città dell'Iraq, conquistata dai terroristi islamici dell'ISIS. Lui disse, l'ideologia a cui fanno riferimento è l'Islam, perché è nel Corano che si ordina di uccidere i cristiani. E aggiunse, loro, cioè i terroristi, sono i più autentici interpreti dell'Islam. Questo è il vescovo Emil Nona, arcivescovo di Mosul, che parla, iracheno,
che conosce bene il Corano, che ha visto in faccia la morte. Allora dobbiamo prendere atto che siamo in guerra. Su questo io non concordo su tante cose che dice Papa Francesco, ma su questo sono d'accordo. Questa è la terza guerra mondiale.